Che cosa succederebbe se ci fosse possibile entrare nella testa e nel cuore delle persone che provano emozioni intense, trasferirle su di noi e magari plasmare la realtà quotidiana proprio su quello che veniamo a sapere e che gli altri non sanno? Ce lo dice Life is Strange True Colors, il nuovo capitolo della saga videoludica che andiamo ad analizzare adesso. 42. Ciao a tutti i videogiocatori che cercano esperienze narrative importanti, torna Life is Strange, lo fa con un nuovo capitolo che passa la mano da i creatori di Dontnod a Deck Nine, coloro che avevano già realizzato anche il prequel del primo capitolo, Life is Strange Before the Storm, e va detto che questo è un capitolo che tiene alta la bandiera della buona scrittura, dell'ottima narrativa, delle scelte che impattano molto sull'emotività del videogiocatore, anche se abbiamo una storia che forse rispetto ai capitoli precedenti risulta di essere un pochino forse meno forte e interessante nel suo complesso. Intendiamoci, ci troviamo di fronte a un gioco che, se vi piacciono le avventure narrative e le scelte che condizionano alcune delle cose che poi andranno a verificarsi nel corso della nostra esperienza, beh, siete a casa vostra. Life is Strange non si rinnova particolarmente con questo capitolo. True Colors è nel solco della tradizione con pochissima originalità. Quello che c'è di nuovo è proprio l'utilizzo del potere della nostra protagonista Alex Chen, che riesce, quando vediamo che è possibile attraverso un'aura colorata a seconda del tipo di emozione che sta provando quella persona, riesce appunto a entrare dentro i suoi pensieri, a carpirli e alle volte anche a farli suoi, con conseguenze molto impattanti per la trama e per la vita stessa di Alex. Alex è una ragazza di 21 anni che arriva da un passato molto duro e difficile, da una serie di abbandoni, di case famiglia, di istituti di cura, che ha ritrovato il fratello, anzi il fratello ha ritrovato lei, Gabe Chen, la chiama in questo paesino del Colorado, Haven Springs, che può essere un'ottima occasione per ripartire per tutti. Gabe è un ragazzo, adesso un giovane uomo, che si è fatto amare dalla comunità, è entrato moltissimo in questa comunità di questo paese del Colorado, fino a diventare un punto di riferimento per molte persone, quelle stesse persone che saranno poi i nostri interlocutori durante tutta l'avventura. Ci stabiliremo delle relazioni, dei contatti, capiremo più o meno come approcciare ciascuno, cosa poter fare per ciascuno di loro, alle volte anche magari sbagliando sulla base delle loro emozioni, e poi di fondo, però non posso dire di più perché sarebbe veramente un peccato, perché la trama non deve essere rivelata se non nei suoi primissimi istanti del primo capitolo, una trama, una sottotrama crime thriller che stavolta è proprio l'asse portante di tutta la storia e che rischia forse di essere l'unico punto un po' discutibile di questa nuova avventura di Life is Strange, perché nelle ultime battute la scrittura diciamo che cade in qualche punto. Ciò detto, se vi piace Life is Strange, se avete giocato i capitoli precedenti, questo è imprescindibile. I ragazzi di Deck Nine hanno fatto un grandissimo lavoro tecnico e artistico, soprattutto i personaggi hanno un'espressività fuori dal comune, finalmente un'espressione racconta moltissimo, la performance capture che è stata fatta sui personaggi rende un sorriso, un occhio socchiuso molto più espressivo alle volte dei dialoghi, che comunque sono scritti molto bene, e l'avventura ci permette di stabilire un contatto con alcuni dei personaggi che può davvero impattare a livello importante la storia. Abbiamo quindi la nostra Alex che dovrà capire di chi fidarsi oppure su chi fare affidamento per svelare il mistero che circonda un incidente che dà l'ennesimo evento drammatico purtroppo alla sua vita. Tutto questo in 5 capitoli che per la prima volta sono giocabili immediatamente. Quindi Life is Strange qui sì è originale, contravviene alla tradizione, e invece di essere 5 capitoli che escono periodicamente,
sono immediatamente giocabili. Naturalmente ognuno, come avrete capito, visto che vi ho detto che sono 5, ha una sorta di climax e finale, quindi ce li possiamo giocare magari prendendoci delle pause tra l'uno e l'altro, no? È l'ottimo momento per lasciare andare il joypad o la tastiera e il mouse e assorbire quello che abbiamo vissuto e magari il giorno dopo riprendere il capitolo successivo. Ma Life is Strange che cosa sarebbe senza la musica? E anche stavolta la musica la fa da padrone in momenti forse un pochino più circoscritti, magari in maniera meno impattante che nel precedente capitolo, il primo. Il secondo magari è così, è più sul solco del secondo capitolo, però i brani sono tutti bellissimi e vi soffermerete spesso e volentieri ad ascoltarli e ad ascoltare i pensieri di Alex. Dunque, il gioco è già disponibile per PlayStation 4 e 5, Xbox One, Xbox Series X e PC. Io vi consiglio naturalmente di giocarlo, anche se dovesse essere il vostro punto di partenza per la saga di Life is Strange. Ecco, magari in quel caso giocate prima almeno il primo capitolo e il suo prequel Before the Storm, perché c'è un personaggio che proprio da Before the Storm torna ed è uno dei personaggi migliori, forse la rivelazione di questo capitolo, Steph Gingrich, che è davvero una nerd di prima categoria. Per noi nerd è davvero una soddisfazione vederla, perché è una giocatrice di ruolo, c'è addirittura un intero capitolo, non ve lo rivelo, insomma, qui in Life is Strange True Colors, che vi darà insomma molta soddisfazione se siete giocatori di ruolo o vi piacciono i giochi di ruolo. E è davvero un'esperienza comunque consigliabile, al di là del fatto che qualcosa nella trama potrebbe lasciarvi magari un po' di amaro in bocca, un po' di insoddisfazione, però ripeto, la scrittura dei dialoghi, dei personaggi, delle relazioni è sempre di altissimo livello, come ci ha abituato la saga, quindi in questo caso siete comunque in una botte di ferro. Ciò detto, pollice su o pollice giù e un bel commento per questo video per farci sapere cosa ne pensi di Life is Strange True Colors o della saga in sé, o se volessi degli altri consigli. Iscriviti al canale e attiva la campanella e come sempre ci vediamo alla prossima. Ciao da Giacomo.